Negli ultimi tempi mi sto sempre di più, diciamo, stupendo della situazione relativa alla disinformazione che si fa all'interno della Juve per quanto riguarda la situazione della Juve. In generale, la Juventus è costantemente nell'occhio del ciclone per alcune persone, è sempre lì per essere presa e attaccata, quasi bullizzata, quasi stuprata dallo Stato, stuprata dalle persone, dai professionisti, o almeno presunti tali, che ne parlano. Nell'assemblea degli azionisti della Juventus, Andrea Agnelli ha detto una cosa che mi ha stupito particolarmente. Io per questioni di lavoro l'ho seguita tutta, c'era su YouTube, ho usato la Chromecast, l'ho messa in streaming sul televisore, quindi l'ho vista, l'ho ascoltata con molta attenzione, ho preso appunti per diversi video. E uno degli appunti che ho preso, che sta qui sul blocchetto dell'orrore, che oggi si reinventa come blocchetto aziendale, come blocchetto societario, e il fatto che Agnelli ha detto: noi abbiamo chiesto un bond di 175, abbiamo messo un bond di 175 milioni di euro, che a molti, ha detto Andrea Agnelli, è apparsa come un'esagerazione. Abbiamo chiesto un aumento di capitale, abbiamo ottenuto dalla Exor un aumento di capitale di 300 milioni di euro. In totale abbiamo fatto qualcosa, abbiamo mosso risorse finanziarie ed economiche per un totale di 475 milioni. Per la stampa e per tutti quelli che guardavano dall'esterno questa situazione, questi soldi sono apparsi un'esagerazione. Tutti hanno detto che la Juventus era in crisi, tutti hanno detto che la Juventus aveva bisogno di finanziamenti, e questa è una cosa che non ha detto Andrea Agnelli, ma lo dico io, visto che Andrea Agnelli la agiva per parole formali, mentre io devo parlare, voglio dire, a un pubblico. Comunque, parliamo di cose veramente molto molto interessanti. La Juventus è stata fatta passare per una società allo sbando, gestita veramente da incompetenti, e con problemi finanziari palesi, da persone che di economia non capiscono letteralmente nulla. E vi porto anche dei dati a proposito di tutto questo. Il Manchester United due stagioni fa, ce l'ho scritto sul blocchetto, ha chiesto un aumento di capitale di 400 milioni di euro, quindi non 300 come quelli della Juve, 400 milioni di euro. Il Real Madrid ha chiesto ai propri azionisti uno sforzo per 600 milioni di euro. Queste sono solo due delle squadre d'Europa che chiedono finanziamenti ai propri azionisti e sforzi ai propri azionisti. Però di queste squadre in Spagna, in Inghilterra o in Italia non se ne parla mai come squadre con le pezze al culo. Da noi, se la Juventus chiede, fa una strategia aziendale un po' diversa dalle altre per allinearsi al resto dei top club europei, la Juventus viene fatta passare come se fosse una società gestita in maniera non adatta, una società con problemi dal punto di vista finanziario, economico, non lo so. Perché fare perché mentire così tanto? Perché dire tutte queste bugie? Portare fake news per fare qualche numero in più? Portare qualche video o qualche articolo, qualche click o qualche giornale o qualche cosa in generale, qualche piccolo contenuto in più solamente per diffamare la Juventus, per farvi due soldi, per farvi due spicci? Veramente mi fate togliere la voglia di fare questo lavoro, veramente. Io lo faccio con grande serietà, perché io penso che bisognerebbe che ci fosse un pochino più di onestà da questo punto di vista, perché bisognerebbe informarsi su che cos'è un bond, su che cos'è un aumento di capitale e su che cos'è un mondo economico. E usufruendo di quelli che sono stati i miei percorsi di studio, cerco sempre di porvi su un livello superiore rispetto a quelli che scrivono, parlano e non sanno nulla. Perché se tu vuoi parlare di un argomento, devi saper parlare di un argomento. Io di cucito e di moda non capisco letteralmente nulla, non so neanche cosa sia, non so disegnare abiti e non so fare nulla, non capisco nulla di, non lo so, di storia etrusca, non ne so nulla, e perciò sto in silenzio e non parlo, non dico nulla, non scrivo nulla, perché imparo, ascolto e imparo. Invece ci sono delle persone che della Juventus vi hanno dato un quadro diverso, completamente inesatto, vi hanno detto che la Juve era a un passo dal fallimento, e la realtà delle cose è che la Juventus sta facendo semplicemente quello che hanno fatto tutte le big d'Europa, come vi sto dicendo dal primo giorno, perché dal primo giorno che vi ho portato questi video, e sono fiero di averli portati per primo su YouTube, perché comunque molti di voi me li richiedevano e mi dicevano: Matt, ma la Juve sta fallendo, ma è vero? Vi ho sempre detto di no. E le parole ieri di Andrea Agnelli sono la dimostrazione palese che la Juventus va verso un nuovo, diciamo, un anno, un'era, una sorta di annata solare e non di buio scuro come ci avevano fatto credere. Veramente sono disarmato dalla disonestà